Pordenone del SIP, formazione e ricerca, esperienza. Grazie. Porto i saluti del nostro direttore che stamattina non ha potuto lasciare l'insegnamento, che è Claudia Filippone. E ringrazio il nostro super presidente, perché in questo aspetto della ricerca devo dire che ci ha messo un'energia straordinaria trovando dei partner formidabili. Enrico e della nostra Ella, avendo avuto un'esperienza del ciclo di cui parlava stamattina Michele, della SIAT, in cui sembrava per un certo momento che si potesse addivenire a una collaborazione molto più intensa, devo dire che la conduzione di Rino è riuscita a superare degli ostacoli che all'epoca furono insuperabili. E ti faccio i miei complimenti. Allora, la SIFP non è un'associazione, è solo una scuola. Quindi la partecipazione a questo tipo di progetto è per quello che riusciamo a inserire nella nostra scuola sotto forma, ad esempio, di centro clinico, cioè noi abbiamo delle attività che i miei allievi fanno nella pratica presso il centro clinico e che possono essere utilizzate per inserite nella ricerca. In questo caso le due colleghe che stanno qui con me sono due colleghe che sono già diplomate e quindi hanno fatto un lavoro ulteriore, non all'interno del centro clinico. E quello che voglio brevemente dire è come la ricerca entra nella SIFP. Abbiamo partecipato sotto la guida di Enrico alla prima fase, quella della ricerca di Widdowson sulla depressione, da cui sono nati poi un paio di pubblicazioni sull'International Journal of TA Research. Abbiamo poi partecipato alla gestione di questa fase invece dell'ansia e sapete tutti quali sono stati i passaggi, insomma, no? Si è fatto una prima pubblicazione con tutti i vari contributi, poi c'è stata una seconda edizione che è stata pubblicata da Neopsiche e poi tre magnifici tre hanno operato per fare il manuale, l'opera finale di sintesi, che non dice ma avete già fatto tutto prima, no, è stato un grandissimo lavoro di cui siamo tutti grati. E diciamo che come scuola abbiamo anche uno spazio per la ricerca all'interno dei nostri orari, nel senso che abbiamo delle ore di metodologia della ricerca. Abbiamo del laboratorio di ricerca. Come tutti quelli che fanno ricerca sanno, insomma, la ricerca richiede soldi, ma ci sono anche delle cose sulle quali stiamo piano piano lavorando come scuola, per cui abbiamo fatto alcune cose anche pubblicate di ricerche su posizioni di vita, ingiunzioni, posizioni di vita, disagio psichico, stili di attaccamento, ingiunzioni, posizioni di vita, stili di attaccamento, eccetera. Abbiamo poi fatto una cosa di cui siamo abbastanza orgogliosi, la validazione italiana del test sull'Legal States Questionnaire, che modestamente abbiamo fatto. Di cui andiamo a parlare.
altre piccole cose, come vedete, l'idea è nel corso degli anni di lavorare per mettere a punto alcuni aspetti molto specifici che poi agglomerati successivamente possono poi produrre cose più complesse. Abbiamo poi degli studi pilota sugli stati dell'io, quindi stati dell'io psicopatologia, stati dell'io ingiunzioni e spinte, stati dell'io mind reading e disagio patologico, mind reading, ingiunzioni, eccetera. Insomma, abbiamo fatto tutte le possibili combinazioni nel corso degli anni, abbiamo dei professori di metodologia e di laboratorio che sono professori di università romane che lavorano intensamente su queste cose. L'ultimo lavoro che si sta facendo adesso è sul rapporto tra diagnosi e intervento, cioè per indagare queste connessioni. E poi c'è una cosa importante: da gennaio è partita una ricerca guidata, uno studio pilota guidato dal qui presente Mario Procacci, che sta lavorando sui gruppi. Bisogna dire che è riuscito a mettere insieme un numero consistente di gruppi. L'obiettivo è indagare l'effetto della cultura del gruppo come determinante per il cambiamento. L'applicazione dei questionari di osservazione, eccetera, termina dopo 6 mesi, quindi a luglio dovremmo finire il primo pacchetto. E dopo ci sarà modo, penso, anche su Neopsic o altri luoghi dove far conoscere gli esiti. Ecco, questo è quanto. Oggi per questo incontro abbiamo pensato che la cosa più semplice è intervistare 2 persone che hanno partecipato alla ricerca e avere da loro qualche idea. Quindi qui con me ci sono Beatrice Bisante, la nostra carissima Giovanna Ercole, la nostra carissima Alessia Pedone, e si divideranno le risposte, io butto le domande e loro rispondono. Allora, la prima domanda che faccio è: ci sono stati problemi di disponibilità a trovare i pazienti pronti per fare la ricerca? E come ti sei trovata a operare con un numero così ristretto di sedute, tema che ha già affrontato prima il gruppo del BERN? Prego. Grazie. Allora, per quanto riguarda la disponibilità del paziente, nel mio caso la paziente che ho seguito, che ha partecipato alla ricerca, mi è stata inviata proprio dal centro clinico della scuola, e lei aveva fatto proprio richiesta di partecipare alla ricerca perché conosceva una persona che già vi aveva partecipato, quindi era già ben disposta. In questo senso è stato molto favorevole per me per il trattamento, perché sapeva, conosceva già la situazione ed era molto motivata a partecipare. Da parte mia io ho scelto di partecipare anche desiderosa proprio di far parte di una comunità di professionisti, perché poi noi abbiamo iniziato un po' il percorso proprio a cavallo con la specializzazione. Allo stesso tempo però il numero ridotto di sedute era un po' un motivo di preoccupazione, nel senso che si sono anche attivate in me delle spinte, no? Nel senso, sarò in grado di aiutare la paziente ad arrivare al risultato entro il termine degli incontri, riuscirò insomma ad aiutarla, e anche la paziente dal canto suo aveva un po' delle preoccupazioni rispetto a questo tema. E a questo proposito nel mio caso è stata importante la supervisione, che mi ha permesso di mettere in luce proprio questi stati interni che si erano un po' attivati in me,
prendermene cura e energizzare l'adulto che in quel momento era andato un po' a riposo. E il lavoro fatto in supervisione l'ho poi riportato anche nella terapia con la paziente, quindi ho notato anche di un processo parallelo che si era attivato, e riportandolo in terapia è stato d'aiuto anche proprio nel lavoro con la paziente. E poi vedremo, insomma, come il numero delle sedute non è stato poi così male. Grazie Beatrice. Alessia, come ti senti? Tu cambia morire perché ci conosciamo da una vita. Come ti sei trovato a operare con un numero di sedute così ridotto rispetto a quello consueto? Sì, diciamo che le sedute ridotte da una parte hanno strutturato il tempo, ok? Abbiamo notato che la persona con disturbo d'ansia, sapendo che aveva un tempo limitato, ha dato una focalizzazione al tempo, quindi è stato importante questo. Dall'altra parte però abbiamo notato che la persona, quando poi vedeva che gli obiettivi prefissati nel contratto non venivano raggiunti, andava in frustrazione perché diceva: ho quelle sedute, come faccio? Cosa faccio? E quindi abbiamo dovuto anche accogliere il bisogno della persona nel stare nel qui e ora, nel stare nel presente e analizzare quello che stava succedendo. E i test in questo sono stati di aiuto, perché abbiamo visto appunto che all'inizio facevano una sorta di funzione quasi medica: allora questo ce l'ho, questo non ce l'ho, questo mi manca, questo lo devo aggiungere. Poi subentrata la relazione, quindi con la crescita del rapporto, l'alleanza terapeutica, e la persona ha cominciato a utilizzare i test invece come un termometro dell'ansia, cioè vedeva: ok, oggi questa settimana è andata meglio, il punteggio si è abbassato, quindi si rinforzava su questo, diventando più autonomo nel processo, fino a quando poi il test è diventato proprio la bussola del suo processo di cambiamento. Quindi iniziava a vedere: ok, il mese scorso il punteggio era di questo tipo, oggi è di quest'altro, quindi c'è un cambiamento effettivo che sta avvenendo, come lo stai verificando, come te ne stai rendendo conto? Quindi la persona si energizzava, andando quindi a spostare la sua attenzione dal sintomo, che poi era la richiesta iniziale di aiuto, al processo interno, che invece poi è quello che ha portato la persona al cambiamento. E trovo interessante questo fatto, come già era stato messo in evidenza prima, che poi alla fine quello che sembrerebbe un ostacolo diventa invece uno strumento utilissimo per fare dei salti in avanti, insomma. Anche tu hai avuto questo tipo di ritorno? Sì, assolutamente. All'inizio vivevamo entrambi un po' i test come se fossero degli intrusi. Nel senso che la paziente, ad esempio nel mio caso, dimenticava di portare gli occhiali spesso, perché le servivano per compilarli, no? E mi sembrava molto significativo come aspetto, mentre poi con il tempo arrivava preparatissima, mi diceva: compilo il questionario e poi racconto quello che è successo, quindi era diventata proprio una routine, no? E quindi, a proposito di rituale, anche un po' come dicevano prima. E quindi all'inizio sembrava quasi un terzo incomodo, invece poi è diventato proprio un aiuto per direzionare l'intervento, aiutare proprio a stabilire gli obiettivi e focalizzarsi, proprio per evitare una dispersione, no? Cioè nel fatto che sì, poteva a volte creare anche, ad esempio in me, un po' di frustrazione, dire: ok, c'è questo tema, potrebbe essere interessante, però me lo devo tenere là da parte perché ci dobbiamo concentrare su altro, no? E quindi ha comunque aiutato a direzionare proprio l'intervento e anche a stabilire il contratto stesso e verificare poi nel tempo dove stavamo andando, quindi se era il percorso giusto, se stavamo riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi mi sembra che, insomma, mi sembra quindi che è abbastanza diffusa questa esperienza. Uno stimolo da parte di questo materiale. La domanda adesso sul tempo che mi faccio è: ma quali processi siete riusciti ad attivare durante questo breve periodo?
Allora, ovviamente le 16 sedute bisogna tenere in considerazione che alcuni aspetti non possono essere ovviamente analizzati in profondità. Quindi sicuramente il cambiamento fondamentale è stata sulla fase di decontaminazione, quindi la persona si è energizzata, ha messo in atto cambiamenti sociali importanti, ad esempio nel mio caso cambiare lavoro, mettere dei confini nelle sue relazioni, quindi processi importanti. È interessante analizzare che questa persona, dopo il primo follow-up, ha riportato una maggiore consapevolezza di tanti processi suoi personali. A fine del secondo follow-up già aveva manifestato l'interesse di voler riprendere la terapia per andare ad analizzare quegli aspetti che durante la fase di bilancio erano rimasti inesplorati. E questo è stato secondo me un passaggio importante perché ha permesso alla persona di rendersi conto che al di là del sintomo, che era appunto l'ansia e gli attacchi di panico che aveva, sentiva il bisogno di scendere in profondità e ad andare ad analizzare la causa reale del malessere che sentiva. Quindi, diciamo, confermando la tesi berniana, la decontaminazione porta alla remissione dei sintomi, ma aprendo anche la porta poi su un processo, o comunque comportando anche dei processi di deconfusione, eccetera. Mi sembra veramente molto interessante questo. Infatti io mi chiedevo, ma insomma, come avete poi, è stato un problema chiudere, è stato un problema, c'è stata difficoltà, no? Perché è come se fosse un treno che si è lanciato. Allora, al contrario di quanto, ecco, temevo io, no, all'inizio, proprio per via del numero ridotto di sedute, in realtà ho potuto constatare che sono state sufficienti per raggiungere il contratto che avevamo concordato e degli obiettivi anche importanti. Quindi la conclusione in realtà non è stata problematica, per quanto ovviamente un po' la sensazione, no, che fosse arrivata presto c'era. Però abbiamo potuto osservare dei cambiamenti importanti. Ad esempio, la paziente riportava all'inizio del trattamento dei punteggi piuttosto elevati per quanto riguarda l'inappetenza, l'insonnia, e riportava proprio punteggi anche pari a 3, mentre siamo arrivati alla fine del trattamento in cui i punteggi riportati erano 0. E quindi questo mi ha molto colpito, perché nonostante il numero ridotto era riuscita a portare proprio dei cambiamenti significativi per lei, e anche grazie a dei cambiamenti ovviamente a livello psichico, quindi attraverso una modificazione proprio del dialogo interno tra genitore e bambino, e riuscendo anche a di conseguenza a livello relazionale a portare dei mutamenti proprio nel suo modo di porsi con gli altri, quindi anche interrompendo alcuni schemi che potevano poi portare ad un gioco, e quindi ponendosi in maniera diversa nelle relazioni con gli altri significativi per lei, che con cui magari a volte entrava facilmente in dei giochi per lei complessi. E la cosa per me interessante è stata osservare che questi cambiamenti, nei due follow-up che io ho avuto finora con lei, sono stati mantenuti nel tempo, cosa che la preoccupava. Cioè, nella conclusione lei mi aveva proprio detto: ma io riuscirò adesso a continuare. E invece i punteggi si sono abbassati ulteriormente nei follow-up, e una frase che mi ha molto colpito, che mi ha detto la paziente, è stata: la psicoterapia è un processo a lento rilascio. Mi sono resa proprio conto di questo, cioè che ho dovuto sedimentare un po' delle consapevolezze che avevo un po' acquisito durante il percorso, però erano ancora a livello un po' cerebrale, e invece le ha fatte pian piano più sue, ed è una frase che mi è piaciuta molto. Ringraziamo la paziente. Ultimo minuto, Alessia. Senti, alla luce di queste cose che avete detto, tu ritieni che questo approccio messo in pratica durante la ricerca sia estensibile al lavoro ordinario da fare con i pazienti, insomma, che non fanno ricerca, che non sono lì per la ricerca? Dal mio punto di vista assolutamente sì, perché è stato per me proprio un'occasione di crescita personale e professionale.
il confrontare anche i questionari che noi terapeuti compilavamo in rapporto anche a quelli del paziente è stato veramente un'occasione di creare una relazione importante con lui. Quindi questo ha permesso proprio di lavorare bene su questo aspetto, soprattutto tenendo conto della strutturazione del tempo che è un processo terapeutico secondo me è fondamentale. Grazie, siamo rientrati, vero?